preparato la partita in un determinato modo poi sappiamo anche comunque il Milan è fatto dei campioni quindi le cose che magari prepariamo in settimana non, non sempre avvengono quindi secondo tempo si è scesi con, con un altro modo, il mid ci ha schierati 5-3-2 le cose sono andate meglio niente poi il mister mi ha messo a sinistra comunque anche con lui l'anno della promozione ma ho giocato un paio di partite a sinistra io penso che mh, è indifferente l'importante penso sia, sia giocare poi dove il mister vuole mi vuole mettere dove c'è bisogno per la squadra, io sono a disposizione e non, non, non ho nessun tipo di problema. Un grandissimo gol quello di Suso, come dicevamo prima anche lontani dalla, dalla, dalla telecamera, che ha tagliato un po' le gambe all'Udinese no, perché aveva preparato forse un certo tipo di partita, come dicevi tu con il mister, quel gol dopo nove minuti, Qualche problema lo ha creato, adesso indipendentemente dal fatto di essere andati in svantaggio, proprio prendere gol dopo nove minuti in quel modo con una grandissima giocata vi ha un po' disorientato. Ma quello sì, siamo partiti comunque bene, volevamo aggredirli alti, all'inizio ci è riuscito e poi ha fatto una grande giocata a Susio, nulla da dire, e potevamo magari accorciarlo meglio lì a centrocampo, però ci sta che su questo gira e faccia un gran gol. Niente, poi sono stati bravi a ribaltare la partita, a raggiungere il pareggio e se ci credevamo di più potevamo anche magari vincere la partita, ma poi potevamo perdere la burra, quindi andata bene così, siamo contenti così. Ti aspettavi di giocare dal primo minuto? No, ma non il mister fa le sue scelte, io mi sono andato bene in settimana e devo fare di più, posso fare di più. E... Poi come ho detto prima eh, dipende dalle esigenze della squadra, se il mister ha bisogno di a destra o a sinistra io c'è cioè indifferente, non ho nessun tipo di problema. Beh, probabilmente questa tua duttilità è stata anche uno dei motivi per cui Oddo ti ha voluto qui, eh, qui a Udine. Eh, hai avuto l'opportunità di fare le sorde in casa davanti ad uno stadio sold out, eh, quindi eh, ti chiedo anche quale impressione hai provato nel giocare alla Dacia Arena, che è uno stadio nel quale quando c'è tanta gente l'effetto pubblico si sente e spinge la squadra. Beh, sicuramente ero emozionatissimo perché fare l'esordio in casa poi contro il Milan non è da tutti. Comunque, e sono molto contento, sono molto fiducioso perché ho visto, ho visto una squadra compatta, unita anche a Genova in 10 sull'1-0. Ho visto Maxi Lopes comunque, che tornava indietro dava una mano al centrocampisti. Oggi ci siamo dati una mano a tutti quanti, volevamo raggiungere il pareggio. Ci siamo riusciti e, e niente, siamo, contenti, siamo contenti così. Un'altra domanda forse banale ma va fatta è quella come ti ha accolto il gruppo in questa prima settimana di, eh, questa seconda settimana di lavoro, eri stato già eh, la, la precedente nei giorni finali, proprio, sei stato poi aggregato alla squadra per la trasferta di Genova, prima settimana intera con la squadra, come ti sei trovato, che gruppo hai trovato, che Udinese hai trovato al di là di quello che c'è in campo? Ma io sono andato qua, eh, niente, il mister, la squadra mi ha subito messo a mio agio. Penso che sono anche qua dei grandi campioni, ci stanno giocatori importanti, ma subito messo a mio agio, sono tutti ragazzi, ragazzi educati, umili, e penso che e in un gruppo è fondamentale questo. Sono contento così, comunque conoscevo anche Alfredson che ha giocato a Verona, Pezzella, comunque niente, penso che sono, siamo una grande squadra. E lo dobbiamo, lo dobbiamo dimostrare, però lo dimostreremo sicuramente. Chiedo anche a te se sei più soddisfatto per aver eh, riacciuffato questo risultato, portato a casa un punto, oppure rammaricato per non averne presi tre, visto che a un certo punto si erano create le condizioni per poter vincere la partita. No, quello sempre, eh, dobbiamo stare attenti, eh, poi loro, eh, comunque Susa è forte, può farti la giocata da un momento all'altro. siete sì, bravi a non prendere gol in quella circostanza e siamo stati bravi a ciuffare il pareggio e a portare a casa un punto che è fondamentale contro una grande squadra.